video presenta una conversazione faccia a faccia tra due italiani, Claudia e Marco, nella loro casa. Marco propone a Claudia una gita in bici per il giorno dopo, ma le previsioni del tempo dicono che pioverà. Così ascoltano le previsioni del tempo e decidono di rimandare la passeggiata. Claudia e Marco discutono un po' delle vacanze estive. Claudia vuole andare a Venezia o a Genova per visitare l'acquario, ma Marco preferisce andare in montagna, in Alto Adige, per rilassarsi. Alla fine Claudia dice che in realtà ha già prenotato e a Marco non resta che guardare il film in TV. Ti va di fare un giro in bicicletta domani dopo il lavoro? No, grazie, ma non hai visto le previsioni del tempo? No, perché? Che tempo si prevede? Ho letto sul giornale che domani è prevista pioggia, le temperature scenderanno. Insomma, tempo invernale, niente da fare. Ma dai, non è possibile. Allora devo cambiare il programma. Aspetta, senti, ci sono proprio ora le previsioni meteo. Sentiamo? Domani è in arrivo una perturbazione su tutta l'Italia centrale, proveniente dal nord-ovest e dall'Oceano Atlantico. È previsto vento forte e pioggia nelle regioni centrali e sulla Sardegna, dove le temperature si abbasseranno sotto i 10 gradi, mentre dopodomani il maltempo raggiungerà anche le regioni meridionali. Sulle regioni centrali, invece, il tempo migliorerà. Il cielo sarà ancora nuvoloso, soprattutto di mattina, mentre pomeriggio ci saranno delle schiarite e tornerà il bel tempo, che continuerà per tutto il resto della settimana. Beh, a questo punto ti va di fare un giro in bicicletta dopodomani o venerdì? Sì, d'accordo, molto volentieri, se il tempo è buono. Ti ricordi quella volta in vacanza che siamo andati a fare un giro in bicicletta ed è piovuto tantissimo? Siamo ritornati a casa bagnati fradici. Ma a proposito di vacanze, che facciamo quest'anno per le vacanze estive? Hai voglia di andare a Venezia? È tanto che non ci andiamo. Oppure a Genova? Lo sai che dobbiamo ancora visitare l'acquario e poi potremo andare un po' al mare. Che ne dici? Lo sai che preferisco la montagna. Ti ho già detto che quest'anno vorrei tornare in Alto Adige, in quella pensione dove siamo stati 2 anni fa. Ho voglia di fare un po' di relax e non pensare a niente. Ma perché Venezia e Genova non ti piacciono? Senti Claudia, il mare non mi piace. Troppo caldo, troppa sabbia e una gran confusione. A Venezia poi il clima è terribile, piove sempre e se non piove fa un caldo incredibile perché è sempre umido. Anche a Genova fa caldo in estate e insomma non mi sembra molto rilassante. Beh, allora vediamo, potremmo andare un po' in montagna. Un po' al mare, per finire in città. Ti va l'idea? Senti, scusa, sta iniziando il film alla televisione. Se vuoi possiamo riparlarne dopo. Sì, sì, certo. Comunque ho già prenotato. Una settimana al mare, una in montagna e una a Venezia. No, non rispondere adesso. Non vuoi vedere il film? Mi sembra molto interessante.